La perla erotica. Si parla di Eros con la preziosa perla. Ben ritrovati, care ascoltatrici e cari ascoltatori di RVL La Radio. In questa puntata ho deciso di parlarvi del film Emanuelle, la prima versione del 1974. Questo film mi ha particolarmente affascinato e coinvolto per come presenta il percorso della protagonista, Emanuelle, un percorso volto alla ricerca di se stessa, nella verità e nell'eros. Emanuelle è un film del 1974, diretto da Just Jekin. Fu tratto dal romanzo omonimo di Emmanuel Arsan. Il regista è quello di Stuart Donen. Emmanuel, giovane francese colta e sensuale, si reca in Thailandia per raggiungere il marito diplomatico. Lo stile di vita sessuale di Emmanuel è libero e intenso. Il film racconta le avventure di Emmanuel, una donna alla ricerca di se stessa e del piacere. Alla fine Emmanuel, guardandosi allo specchio, capirà chi o cosa è diventata. In questo film la poesia, la passione e la trasgressione si fondono. Jean, il marito di Emmanuel, non considera sua moglie una proprietà. Si comprende come il loro rapporto sia orientato alla libertà più assoluta. La bellezza di Emmanuel sta nel fatto che è una donna alla perenne ricerca di qualcosa. Emmanuel vuole diventare sempre più se stessa e si interroga sulle convenzioni sociali. La ricerca della libertà e dell'autenticità è qualcosa di assoluto. Il mondo è pronto ad accogliere e ad accettare una donna libera, senza freni, autentica, sincera, che dica in faccia, senza paura, di essere stata inculata durante la notte. Nel percorso di ricerca si arriva a un punto di rottura tra Emmanuel e il marito Jean. In questo momento critico si mettono in discussione le regole, per così dire, che avevano governato la coppia. Emmanuel si allontana dal marito per vivere una storia con un'altra donna. Il marito Jean comincia a vacillare perché si sente preda della possessività e della gelosia che fino a quel momento erano state fuori dal loro rapporto. La scelta di Emmanuel di allontanarsi distrugge le basi su cui si fondava il rapporto con il marito. Viene così il dubbio che la libertà professata dal marito non fosse altro che un modo molto particolare di tenere Emmanuel legata a sé. Nella relazione con la donna con cui si allontana, Emmanuel scopre l'aspetto più romantico dell'amore. Questo aspetto evidentemente mancava nella relazione con il marito. Emmanuel scopre che l'amore ha altre sfumature e potenzialità rispetto all'elemento del piacere fisico. Emmanuel scopre che la condivisione e l'unione sono elementi fondamentali dell'eros. Mario sprona Emmanuel ad approfondire sempre di più la ricerca della libertà. Questa libertà si contrappone alle convenzioni sociali che vogliono costringere gli esseri umani incanalandoli in regole e morali. La ricerca della libertà ha come fine diventare sempre più se stessi. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a cercare i racconti di Perla su YouTube e vi do appuntamento alla prossima settimana. La perla erotica è anche su Instagram. Cerca la preziosa perla.